Il sindaco di Castiglione Fiorentino lancia un ragionamento, possiamo dire, di un certo tipo di conversione anche ambientale per quanto riguarda la Valdichiana, legato all'enogastronomia. Allora, qual è la proposta? Al di là dei massimi sistemi, di cui si sente parlare ora a livello anche planetario, no? I fenomeni legati ai cambiamenti climatici, i grandi dibattiti, i provvedimenti politici internazionali, o più che provvedimenti, i tavoli internazionali, che spesso quando si usa la parola tavolo è la volta buona che non si fa nulla. Io mi limito a ragionare di quello che sostanzialmente è la Valdichiana, il mio territorio comunale, quello che vorrei. E a proposito di chi vorrei mettere accanto magari a un buon bicchiere di vino, è un invito che faccio proprio anche così, sono i principali protagonisti delle realtà agricole, direi a livello nazionale, la fortuna di avere nel mio territorio. Mi riferisco al gruppo Aboca, che tutti conoscono, e al gruppo Bonifiche Ferraresi, che è la prima società agricola italiana, tra l'altro quotata anche in borsa. Ecco, comunque entrambi non erano presenti nella Valdichiana, ma hanno scelto di acquistare terreni nel nostro territorio, probabilmente perché avevano determinate caratteristiche. Ora, arrivati qui, noi dobbiamo fare, secondo me, un salto in avanti. E il salto in avanti è quello che probabilmente ci porta necessariamente a valutare anche i percorsi legati al bio. Noi non possiamo immaginare, soprattutto per i nostri figli, che quello che andava bene negli anni 80, 90 possa continuare magari in maniera, come dire, anche incontrollata per il futuro. E allora con gradualità dico io che bisogna fare uno sforzo tutti, uno sforzo che possa elevare l'appeal della nostra agricoltura nel rispetto dell'ambiente, far crescere la remuneratività delle nostre imprese agricole, oggi troppo spesso schiacciate su dei prezzi e su delle quotazioni che rendono davvero difficile mandare avanti un'azienda agricola se non si punta sulla qualità vera e propria.